anche per questo venerdì qui dalla sala Sisal Wind City di Piazza Trento 12 a Catania per l'appuntamento consueto con Wind City Sport Weekend, l'informazione sportiva, il mondo delle scommesse, ve ne parliamo ogni settimana. Vi dicevo, nella splendida scenografia di questa sala, vi presento il sommario di oggi che in apertura prevede il basket, la Serie 1 maschile, il basket di casa nostra, che riparte dopo la Final 8 di Coppa Italia con il campionato, con un terzetto di squadre in vetta alla classifica. Adesso entreremo nel merito dei numeri, ma poi parleremo di calcio, con la Serie A e la Serie B principalmente, la Serie A che prevede davvero partite interessanti che potrebbero cambiare anche gli scenari in classifica. Dopo entreremo anche nel dettaglio e poi un'intervista con un personaggio molto conosciuto nell'ambito siciliano, uno showman, dopo vedremo di chi si tratta. Come di consueto, prima del video dal web che selezioniamo ogni settimana, vi presenterò le multiple suggerimento di questo weekend per il calcio italiano e poi, come vi dicevo, del video andremo a vedere i gol di uno dei campioni più conosciuti e soprattutto più amati per il quanto riguarda il calcio italiano, ma per il calcio in tutto il mondo. E a proposito di calcio internazionale, chiuderemo con le quote dei campionati europei principali e con la multipla, il suggerimento che ogni settimana ci mandate appunto per leggerlo durante la nostra diretta. Apriamo con la pallacanestro, vi dicevo appunto in apertura il basket di casa nostra, la Serie 1 maschile che riparte questo weekend con le sfide giornata, peraltro un basket italiano che si era concesso una parentesi, ovvero quella della Final 8 di Coppa Italia vinta per la prima volta da Torino. Andiamo a vedere invece quelle che sono le sfide di questo turno che si giocherà tra domani e dopodomani con il posticipo che vede Brescia opposto a Brindisi. Allora andiamo per ordine: Reggiana contro Trento, vedete anche a fianco le quote del testa a testa, poi Cantù Avellino, sfida interessante soprattutto per le zone alte della classifica, Emporio Milano contro Sassari, altra sfida molto molto importante, poi Torino reduce dalla vittoria in Coppa Italia, come vi dicevo, che ospiterà la rappresentante siciliana Orlandina Basket, poi Pistoia contro Varese, Venezia Bologna, Cremona Pesaro e appunto il posticipo del lunedì sera, il Monday Night tra Brescia e Brindisi, con quote abbastanza diciamo interessanti, favorite tutte le squadre di casa. La sfida più equilibrata, ve lo dicevo anche prima, è quella fra Cantù e Avellino. In classifica guida un terzetto di squadre, come vi anticipavo, Avellino, Venezia e Milano con 28 punti, Brescia segue a 26, che per molto tempo è stata prima in classifica del campionato di basket, dopo 19 giornate è questa la graduatoria, segue al quinto posto Bologna insieme a Torino e poi Sassari a 20, Trentino a 18, Reggio Emilia, Trentino a 18 con Reggio Emilia, Cantù e Cremona, poi Varese 16, Brindisi e Pistoia 12, Capodorlando si trova al penultimo posto con 10 punti, speriamo che la squadra messinese possa rialzarsi nelle prossime sfide, e chiude la graduatoria Pesaro con 8 punti. Questo per quel che riguarda il basket, ma ci torneremo anche nelle prossime puntate come abbiamo sempre fatto, e vi anticipo già che avremo modo di parlare molto di Formula 1 invece con l'avvio del campionato del mondo di Formula 1 con la Ferrari, che è stata presentata proprio la scorsa settimana. Passiamo al calcio di casa nostra, apriamo con la Serie A, la 27esima giornata che prevede le sfide di domani, Spal Bologna alle ore 15 e poi Lazio-Juventus, uno dei big match di giornata, e Napoli-Roma a chiudere il programma del sabato, anche quest'altra una sfida d'altissima classifica, le due regine del campionato dunque impegnate contro le due romane. Domenica si giocheranno invece Genoa-Cagliari alle 12.30 e poi Benevento-Verona, Atalanta-Sampdoria, Torino-Crotone, Udinese-Fiorentina, Chievo-Sassuolo. Chiude un altro big match, forse quello più atteso del turno, Milan-Inter, con un Milan reduce dalla conquista della finale di Coppa Italia proprio in settimana, l'Inter invece che arriva da un periodo abbastanza lungo anche di appannamento, però nell'ultimo turno è riuscito a vincere 2-0 in casa col Benevento, infatti nel derby è favorito il Milan con una quota di 2,50, ma si sa, le stracittadine sono sempre partite impronosticabili. Per quel che riguarda invece le altre sfide di cartello, tra poco andrei a vedere le quote nello specifico, però adesso vediamo quello che è il programma della 29esima giornata di Serie B, Spezia Cesena, Ternana Cremonese, Frosinone Novara, Frosinone che deve riscattare lo scivolone interno della scorsa settimana, e poi Parma contro Palermo, Provercelli Perugia, Cittadella Pescara, Ascoli Salernitana, Brescia Virtus Entella, Avellino Bari, Carpi Venezia. Chiude il turno lunedì la sfida fra Foggia ed Empoli, tra l'altro Empoli in questo momento capolista del campionato di Serie B. Da tenere d'occhio la sfida fra Parma e Palermo, molto equilibrata,
con i Ducali favoriti con una quota di 2,40, mentre l'Empoli nel posticipo ha la stessa quota, 2,40 per la vittoria esterna. Veniamo appunto alle gare di Serie A, vi dicevo, Lazio-Juventus, la prima sfida di cartello che si giocherà in questo turno alle 18 di domani, 3,50 la quota dell'uno della Lazio, 3,30 il pareggio, 2,15 invece la vittoria esterna della Juventus. In questo caso vi suggeriamo la quota under a 1,72, essendo una sfida molto equilibrata, anche se la Juventus è chiaramente favorita, oppure il gol a 1,78, altra sfida del sabato, questa alle 20:45, Napoli-Roma. Napoli strafavorito, però è sempre una sfida molto delicata e poi si va verso questo rush finale del campionato che vede appunto Napoli-Juventus a giocarsi lo scudetto. Napoli quotato a 1,55, in questo caso la quota del gol ve la suggeriamo 1,73. Milan-Inter in chiusura, il derby che si gioca domenica sera, Milan favorito come vi dicevo, qui invece vi diciamo di azzardare la quota no gol a 1,95, Olander a 1,72, questo per quel che riguarda le partite principali in Serie A in questo turno. Ci fermiamo per la pausa, torniamo tra poco con la seconda parte. Hai mai pensato che una cosa potesse accadere e poi magari è successa? Sono Mr. Matchpoint e sono qui per dirti che con scommesse on demand puoi scommettere su qualsiasi cosa ti venga in mente. Per esempio sul numero di pali colpiti durante una partita, se un coniglio attraverserà la pista. E anche sul nome del prossimo erede al trono. Scommesse on demand. Da oggi sei tu che inventi le scommesse. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Perché se pensi che succederà, allora puoi scommetterci. Seconda parte di Win City Sport Weekend che apriamo subito come di consueto col collegamento telefonico. Oggi ho il piacere di avere in linea un personaggio molto noto, un personaggio siciliano molto noto, peraltro presentatore, giornalista, direi anche compagno di squadra. Buongiorno Salvo. Beh, diciamo sì, compagno di squadra di una bellissima iniziativa. Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci sta seguendo, perché giochiamo insieme nella squadra delle All Star Sicilia del presidente Luca Napoli, che gioca per divertimento ma soprattutto per cercare di fare del bene, insomma, di regalare anche qualche gioia a chi ne ha bisogno. Quindi sono contento di sentirti, Francesco. Stessa cosa vale per me, sono felice di sentirti al telefono, ma noi ci vediamo spesso e come hai detto tu questo progetto, gli All Star, è davvero un qualcosa di molto bello e molto anche amicale e familiare tra di noi. A proposito di All Star e a proposito di sport, ti introduco gli argomenti. Tu sei da sempre legato al mondo dello sport, non hai mai fatto mistero del tuo tifo per il Catania e comunque sei sempre stato vicino al mondo dello sport, non solo al calcio. No, devo dire che io ho iniziato questa mia carriera di giornalista e diciamo anche di comunicatore proprio occupandomi di sport, perché io facevo il nuotatore da ragazzo, anche con buoni risultati, e quindi i miei primi articoli sulla Sicilia sono stati di nuoto e pallanuoto. Per tanto tempo mi sono occupato di nuoto e pallanuoto, poi di altri sport, quindi di calcio, poi soprattutto di calcio, e dopo anche di spettacolo e varietà quando sono approdato ad Insieme, sempre su Antenna Sicilia. Però è chiaro che il calcio e lo sport restano sicuramente un amore mio anche personale, adesso anche come tifoso ovviamente, perché seguire la squadra della propria città è inevitabile, quindi a volte lo faccio per lavoro, molto più spesso in quest'ultimo periodo per passione, quindi domani sarò allo stadio a seguire per esempio Catania-Siracusa. Tra l'altro una partita importante perché il Catania, come sappiamo, si gioca il primo posto nel girone C della Serie C appunto. Ti chiedo Salvo, ti è mai, almeno hai avuto mai la fede o comunque la simpatia per qualche altra squadra che non sia il Catania? Sappiamo. Guarda, lo dico serenamente dicendo subito che chi è catanese, chi è palermitano, chi è messinese deve assolutamente tifare per la squadra della propria città,
poi se c'è un, come dire, una simpatia, una passione anche per una squadra del nord ci può stare, ma non puoi tifare Juventus per esempio ai danni del Catania o del Palermo, certo. Milan a danno del Siracusa e del Palermo. Io da bambino avevo una passione un po' più, come dire, forte, ma dovuta, devo dirti, soprattutto a spirito di emulazione di alcuni miei parenti, soprattutto il mio cugino più grande, che chiaramente mi faceva il lavaggio del cervello con Zoff, Spinosi, Marchetti, Furino, Morini, Salvatore, Haller, Causi, Anastasi, Capello e Bettega, famosissima formazione, dove peraltro c'era Anastasi, quindi questa passione, lo dico, nacque proprio anche perché legata a Pietro Tucco, che è appunto, esatto, Pietro Anastasi, che dalla cava di Catania, il campo di calcio che c'è vicino alla playa, arrivò poi alla Juventus e alla nazionale. Però ovviamente la passione del tifo per il Catania è assolutamente forte. Ma questo nasce, Francesco, tu sei troppo caruso e lo puoi comprendere, tra virgolette, un po' meno, dal fatto che quando noi eravamo piccolini effettivamente c'era un po' solo il calcio nazionale, no? Il calcio delle grandi città. Catania soffriva, ha fatto un po' di Serie A nel 70-71, ma soltanto un anno. Poi ci fu il meraviglioso Catania di Angelo Massimino nell'82-83, quello che io cominciai a seguire anche da giornalista, perché puoi immaginare la gioia di quel tempo. E poi ora c'è un Catania diverso che adesso sta naspando un po' nella Serie C, però per 8 anni ha fatto la Serie A. Infatti, e chiudo questo argomento, i miei figli non si sognano nemmeno di avere una passione per un'altra squadra, perché essendo nati e cresciuti col Catania di Serie A e avendolo vissuto allo stadio prima poi di andare via, insomma, per motivi di lavoro, in maniera personale ovviamente per loro c'è solo Catania. Però ecco, deve esserci solo Catania, solo Palermo, solo Acragas, solo Siracusa, ma non è sempre così, purtroppo. Salvo, ti chiedo in chiusura, visto che abbiamo svisciato un po' gli argomenti che volevamo toccare, come hai preso questa mancata qualificazione della nazionale italiana come un momento di ripartenza? Ma guarda, parlo dei mondiali, chiaramente. Sì, ho capito. Guarda, inizialmente l'ho presa come una mazzata micidiale. Io quella serata ovviamente non la ricorderò mai, non la dimenticherò mai, quel sabato sera con la Svezia, quando siamo stati veramente umiliati, nel senso che non siamo riusciti a vincere, non siamo riusciti a qualificarci, non siamo riusciti neanche a giocare benino, ecco, quindi abbiamo fatto veramente una bruttissima figura. Il calcio italiano, anche se in questo momento sta un po' soffrendo rispetto al calcio spagnolo o inglese o francese, però è sempre un calcio protagonista a livello mondiale, insomma, una nazionale che non va ai mondiali è una notizia clamorosa, è una debacle clamorosa. Però ecco, dopo l'amarezza bisogna sempre riprendersi, è inutile poi piangersi addosso, questo vale per tutti i campi della vita, quindi adesso c'è l'occasione di riprendersi, come si dice dalle nostre parti, più scuro in mezzo a notte non può fare, no? Quindi dopo che non sei riuscito a qualificarti per i mondiali, peraltro in maniera anche assolutamente rocambolesca, perché l'Italia ha avuto 100 occasioni per farlo, no? E compreso lo spareggio finale con la Svezia, e non ci è riuscito, adesso si può ricostruire, vedremo quello che sarà capace di fare Di Biagio, ma soprattutto lì non bisogna solo ricostruire la nazionale, secondo me, bisogna ricostruire tutto il movimento calcistico italiano, a cominciare ovviamente dalla federazione, che negli ultimi anni purtroppo ha vissuto momenti piuttosto bui e piuttosto contrastati. Hai visto in Spagna cosa hanno fatto in passato, hai visto in Germania cosa hanno fatto in passato, si sono riorganizzati e sono ritornati protagonisti a livello internazionale. E infatti speriamo bene che per l'Italia possa essere lo stesso. Salvo, io ti ringrazio, sei stato come al solito preciso, spero di ritrovarti presto, ma noi ci vedremo sicuramente in tante altre occasioni nel prossimo futuro. Esatto. O alla prossima partita appunto della nostra, ecco, la nostra nazionale invece funziona. Questa, la nostra piccola selezione siciliana. La nazionale, esatto, non ha problemi di crisi perché gioca col cuore, hai visto? Esatto. Quindi esatto, gioca con l'anima, gioca con la simpatia, col sorriso e gioca appunto per quello che possiamo per fare bene. Quindi ne approfitto anche attraverso la tua trasmissione per ringraziare Luca Napoli, che ci ha messo il cuore e l'organizzazione, e tutti noi, quindi ex giocatori di calcio del Catania, giornalisti, conduttori, showman, imprenditori, professionisti, insomma tutti quelli che ci danno una mano a realizzare questa bella avventura. Perfetto, grazie, Salvo, Francesco, grazie a te, a ciao, presto. Caro, a voi, grazie a tutti, ciao caro, buona giornata, un tutto cuore, ciao.
Insomma, abbiamo sentito Salvo La Rosa che ci ha parlato di davvero tante cose, abbiamo scoperto anche una sua passione da giovane per la Juve, ma non ha fatto, non ha avuto assolutamente motivo di nasconderlo. Veniamo subito invece al prossimo argomento, che sono le multiple sul calcio italiano, anzi la multipla per questa settimana sul calcio italiano, che vi propongo, la vediamo subito, visto e considerato che si giocano delle partite molto importanti, come abbiamo visto in sede di presentazione nella prima parte. Subito le quote Milan-Inter, vi suggeriamo la quota no gol a 1,95, l'1 del Napoli sulla Roma a 1,55, ma potrebbe starci anche la quota gol, come vi dicevo poc'anzi, poi l'1x di Udinese-Fiorentina e l'1 della Juventus su, l'1x della Spal sul Bologna. E poi Brescia, Virtus Entella in Serie B a 1,87, l'under 2,5 del Parma con il Palermo e l'1 del Frosinone sul Novara, no? Frosinone che deve riscattarsi. Questo per quel che riguarda il suggerimento della multipla di questa settimana per quel che riguarda il calcio italiano. Noi salutiamo gli amici di Radio Studio Centrale e passiamo a quello che è invece l'argomento del video dal web che questa settimana abbiamo dedicato a un grande campione del calcio italiano che ha compiuto 51 anni proprio qualche settimana fa e tutti lo ricordiamo per le sue gesta in campo e purtroppo anche per un episodio che gli ha visto sfumare per lui e per la nazionale italiana, il Mondiale di Calcio di USA 94. Parliamo di Roberto Baggio, che è considerato sicuramente uno dei giocatori più talentuosi nel panorama calcistico internazionale di sempre, almeno in assoluto. Questo è quello che ha trasmesso Roberto Baggio con le sue giocate. Vi dicevo, gli è mancato soltanto il Mondiale USA 94, nella finale contro il Brasile perse rigori, proprio il suo errore fu decisivo, ma non ha macchiato assolutamente una carriera straordinaria, 205 gol in Serie A, pallone d'oro nel 1993, FIFA World Player sempre nello stesso anno. Roberto Baggio, soprannominato di Vincodino, diciamo che tutti lo ricordano davvero con grande, tutti gli sportivi, tutti gli amanti del calcio lo ricordano davvero con grande affetto. Onore a Roberto Baggio, un campione sia dentro ma anche fuori dal campo, mai fuori dalle righe e spesso al centro di diatribe, come quando decise di passare dalla Fiorentina alla Juventus, che lo videro un po' nell'occhio del ciclone, ma si è sempre distinto con la sua classe e la sua professionalità. Veniamo all'ultima parte e parliamo di calcio internazionale. Calcio internazionale che, come ogni settimana, vi presenta i principali campionati europei. Partiamo subito dalla Premier League, che ormai vede il City straprimo, soprattutto dopo il recupero contro l'Arsenal di ieri, un City che ha vinto in maniera tranquilla e senza grossi problemi, peraltro impartendo una dura lezione all'Arsenal di Wenger, prossimo avversario del Milan in Europa League, vincendo appunto 3-0 all'Emirates Stadium. Vediamo il turno della 29esima giornata che si apre con Burnley Everton, poi Southampton Stoke, Swansea City West Ham, Leicester City Bournemouth, Tottenham Huddersfield Town, Watford West Bromwich, Liverpool Newcastle, Brighton Arsenal. Le sfide di cartello sono quelle, anzi la sfida di cartello è quella fra il City e il Chelsea che deve assolutamente rifarsi, vuol rifarsi dopo la sconfitta contro il Manchester United, che invece chiuderà il turno in casa del Crystal Palace. Per quel che riguarda le quote di Manchester City-Chelsea, City favorito a 1,59, addirittura la vittoria del Chelsea a 5,60 per chi vuole azzardare, visto e considerato che a Guardiola e ai suoi uomini mancano 5 vittorie per la matematica, per il matematico trionfo in Premier League. Andiamo in Spagna, Liga Spagnola, si gioca la 27esima giornata, tra l'altro turno infrasettimanale in Liga che ha visto il Barcellona pareggiare ieri 1-1 in casa del Las Palmas. E andiamo a vedere quello che è il programma: Villarreal contro Girona, Siviglia, Athletic Bilbao, Deportivo La Coruña, Eibar. Vedete anche le quote a fianco di ogni singola partita: Leganes Malaga, Real Madrid, Getafe, Levante, Espanyol, Barcellona contro Atletico Madrid, Real Sociedad, Alaves, Valencia, Real Betis e Celta Vigo, Las Palmas. Come vedete c'è la sfida di cartello fra Barcellona e Atletico Madrid, tra l'altro prima contro seconda, adesso distanziate di soli 5 punti, un gran recupero fin qui dell'Atletico Madrid, favorito anche da qualche passaggio a vuoto come è successo proprio ieri nella sfida che il Barcellona ha giocato contro il Las Palmas. L'Atletico Madrid ha recuperato altri 2 punti, adesso vanno allo scontro diretto di domenica con 5 lunghezze di stacco. Se l'Atletico dovesse compiere l'impresa, davvero si riaprirebbe una Liga che sembrava chiusa fino a qualche settimana fa. Il Real Madrid invece cerca di risalire nella sfida facile, apparentemente interna, contro il Getafe. Vedremo quello che succederà in Liga.
In Germania si gioca la 25esima giornata, Bayern Monaco ormai lanciato verso la vittoria del titolo del Meisterschalen. Queste le partite: Schalke 04 Hertha Bellino, Hamburgo Magonza, Eintracht Francoforte Hannover, Wolfsburg Bayer Leverkusen, Augusta Hoffenheim, Lipsia Borussia Dortmund, Colonia Stoccarda e Friburgo. Bayern Monaco appunto chiude il turno con il Bayern quotato a 1,30, strafavorito, anche se potrebbe concentrarsi su quelle che sono gli impegni internazionali, quindi potrebbe anche un po' distrarsi in campionato, ha la possibilità, visto il largo margine che ha dalle squadre che inseguono in Bundesliga in classifica. Chiudiamo il turno, chiudiamo il programma del calcio internazionale con la Francia, Troyes Paris Saint-Germain, anche qui il Paris Saint-Germain lanciato verso la vittoria del titolo, Metz Tolosa, Saint-Étienne Dijon, Angers Guingamp, Amiens Rennes, Caen Strasburgo, Montpellier Lione e Olympique Marsiglia Nantes. Chiudiamo con quella che invece la multipla che ci ha suggerito Gianfranco per questa settimana. La vediamo subito, solo calcio internazionale, Burnley Everton 1x, Manchester City Chelsea gol sia 1,68, Barcellona Atletico Madrid under 3,5 a 1,33, Siviglia Athletic Bilbao 1, Lipsia Borussia Dortmund gol, Olympique Marsiglia Nantes 1 e Saint-Étienne Dijon 1. Questo per quel che riguarda la multipla, che ha una quota di quasi 24, quindi assolutamente utile per poter vincere un po' di soldi con una puntata di 10 euro. Ci fermiamo qui per questa settimana, è tutto. Win City Sport Weekend torna puntualmente venerdì prossimo, 22:30 Radio Studio Centrale, 22:45 Tele One. Alla prossima.